Saluto tutte e tutti voi che siete in ascolto ora su Radio Beckwith Evangelica o che state seguendo sul canale YouTube. Oggi vorrei presentarvi Maria Maddalena in questo breve studio biblico. La conoscete. Tutti e tutti voi avete sentito parlare di lei. Ma cosa di tutto ciò che sappiamo è basato sui testi del Vangelo? E che cosa viene da interpretazioni e tradizioni diverse? Ho posto questa domanda ad alcune persone chiedendo proprio: secondo te, chi è Maria Maddalena? Cosa sai di lei? Le risposte sono state molto differenti e sarei curiosa anche ascoltare le vostre. Maria Maddalena non è la donna che va al sepolcro e che scopre per prima che Gesù non è più nella tomba? Infatti, è così. Lo descrive bene il Vangelo di Giovanni al capitolo 20, nei versetti da 11 a 18. Maria invece se ne stava fuori, vicino al sepolcro, a piangere. E mentre piangeva, si chinò a guardare dentro il sepolcro. Ed ecco, vide due angeli, vestiti di bianco, seduti una a capo e l'altra ai piedi, lì dove era stato il corpo di Gesù. Ed essi le dissero: «Nonna, perché piangi?» Ella rispose loro: «Perché hanno tolto il mio Signore e non so dove l'abbiano deposto». Detto questo, si voltò indietro e vide Gesù in piedi, ma non sapeva che fosse Gesù. Gesù le disse: «Donna, perché piangi? Chi cerchi?» Ella, pensando che fosse l'ortolano, gli disse: «Signore, se tu l'hai portato via, dimmi dove l'hai deposto e io lo prenderò». Gesù le disse: «Maria». Ed ella, voltatasi, gli disse in ebraico: «Rabboni», che vuol dire «maestro». E Gesù le disse: «Non trattenermi, perché non sono ancora salito al Padre, ma vai dai miei fratelli e di loro: io salgo al Padre mio e Padre vostro, al Dio mio e Dio vostro». Maria Maddalena andò ad annunciare ai discepoli che aveva visto il Signore e che egli le aveva detto queste cose. Maria Maddalena è la protagonista, la prima testimone della risurrezione di Gesù. In tutti i quattro Vangeli è lei, a volte insieme ad altre due donne, la testimone importante della crocifissione, della sepoltura, della tomba vuota e della rivelazione ad essa collegata. A dispetto dei discepoli maschi che erano fuggiti e si erano chiusi in casa. Marco racconta che durante la crocifissione e la morte di Gesù vi erano pure delle donne che guardavano da lontano. Tra di loro vi erano Maria Maddalena, Maria madre di Giacomo il minore e di Iose e Salome, e lo seguivano e lo servivano da quando egli era in Galilea e molte altre che erano salite con lui a Gerusalemme. Per noi cristiane e cristiani, la presenza di queste donne e la testimonianza della risurrezione da parte di Maria Maddalena è un fatto importante, essenziale della nostra fede. Lei è l'apostola che annuncia la risurrezione agli altri. Apostola apostolorum viene definita già ai tempi dei padri della Chiesa. Ma sia nella tradizione ebraica quanto in quella romana,
Non era certo una testimonianza convincente. Già Paolo omette le donne. Lui menziona solo dei testimoni maschi a proposito della risurrezione. E non solo a proposito della risurrezione. Un'altra domanda che mi è stata posta è: ma come mai si chiama Maria Maddalena? Come mai si chiama Maria Maddalena? Per lunghi anni si è sempre detto che il nome Maddalena viene da Magdala, una cittadina prosperosa sul luogo di Genezaret o Mare di Galilea. Stranamente però non si conosce alcun villaggio o città nel primo secolo con questo nome. In più, nella società di Gesù le donne, diversamente dagli uomini, non venivano denominati con un toponimo, ossia attraverso il nome del suo luogo d'origine. Semmai, la donna era di qualcuno, prima del padre, poi del marito, eventualmente dei fratelli o dei figli. Ricordate probabilmente Maria, madre di Giacomo e di Giovanni, oppure quando viene menzionato Giovanna, moglie di Cusa. Oggi la ricerca dice che Maddalena era un soprannome. Il racconto di Luca al capitolo 8 è un esempio per questo. In seguito Gesù se ne andava per città e villaggi predicando e annunciando la buona notizia del regno di Dio. Con lui vi erano i 12 e alcune donne che erano state guarite da spiriti maligni e da malattia. Maria, detta Maddalena, dalla quale erano usciti 7 demoni. Luca dice Maria, detta Maddalena. Al posto del detta potrebbe anche essere messo la parola chiamata. Luca usa sempre questo verbo per indicare un soprannome. Parla di Elisabetta, detta la sterile, o Simone, chiamato Zelota, il luogo chiamato Teschio. E si potrebbe continuare a lungo con questi esempi. Dunque possiamo dire che Maddalena era il soprannome di Maria. E il significato di Maddalena potrebbe essere tradotto con grande, oppure essere una rocca, una fortezza. Dunque, Maria la Grande, Maria la Rocca, sarebbe anche possibile chiamare Maria Maddalena. Si tratta verosimilmente dell'appellativo datole dopo la Pentecoste. E che cosa sappiamo ancora di questa Maria? Un'altra domanda. Nel Vangelo di Marco è scritto che Gesù scacciò da Maria Maddalena 7 demoni. Cosa vuol dire? Di Maria non sappiamo se era originaria della Galilea o della Giudea, se fosse sposata, ripudiata, vedova. Abbiamo solo questa notizia della sua guarigione da parte di Gesù. All'epoca di Gesù era fortemente radicata l'idea della esistenza dei demoni. Essi erano i servitori di Satana, come gli angeli erano i servitori di Dio. Potremmo dire oggi che con i demoni venivano intese forze che si opponevano ai piani di Dio per il suo creato. Gesù scacciava i demoni. Il numero 7 non va preso alla lettera, può indicare una totalità.
Maria è stata guarita da parte di Gesù. Di quale malattia? Non lo sappiamo. Poteva avere un male fisico, un male morale o un male psicologico. Non si sa. Forse era una persona agitata, scissa e lacerata dentro di sé, estranea a se stessa, aveva depressioni o semplicemente si comportava in modo non conforme alle consuetudini del suo tempo. Non lo sapremo mai. In qualche modo Maria Maddalena è speciale rispetto alle altre donne che seguono Gesù, sia prima che dopo la sua crocifissione. Si può dire che c'è un rapporto di amicizia? Infatti sappiamo che l'incontro con Gesù per lei è stata la guarigione da tutti i suoi mali. Da quel momento in poi lei è stata la guida del gruppo delle donne discepole, come Pietro lo è stato per i discepoli maschi. Ma è stata proprio lei a rimanere con Gesù, cosa che non ha fatto neppure uno dei discepoli uomini. Seguendo la crocifissione e la sua morte, andando a vedere dove il suo corpo veniva deposto, infine è la testimone della risurrezione. La prima ad incontrare il Cristo risorto che va ad annunciare questo fatto a tutti gli altri. Tutto ciò la rende veramente speciale. Tutto quello di cui abbiamo parlato fino ad ora si riferisce a fatti di Maria Maddalena che si basano sull'interpretazione dei testi biblici. Ma Maria Maddalena purtroppo è anche la persona biblica più calunniata. Questa affermazione non viene da una teologa femminista, ma dal cardinale Martini. Ascoltiamo le altre domande che ho ancora, che si riferiscono proprio a questo. Maria Maddalena era una prostituta? Spesso si parla di Maria Maddalena come della peccatrice. Perché? Perché in molti dipinti è chiamata penitente? Purtroppo esiste uno stereotipo, ancora oggi ampiamente diffuso, che classifica Maria Maddalena come una prostituta che è stata redenta da Cristo. Questa storia è lunga e ha tante sfaccettature. Uno dei elementi è che nei Vangeli ci sono tante donne che si chiamano Maria. Era un nome molto in voga a quei tempi. Alcune di queste donne ne conosciamo già bene. Maria, la madre di Gesù. C'era Maria, sorella di Marta e sorella anche di Lazzaro, che vivevano a Betania. E poi Maria, madre di Giacomo e di Giovanni. Accanto a queste Marie esiste un gran esercito di donne senza nome. Ma nel corso della storia, ad alcune di queste donne, senza e con nome, sono state attribuite più funzioni eterogenee che hanno contribuito a creare un'immagine di Maria Maddalena del tutto fuorviante. Luca, nel suo Vangelo al capitolo 7, parla di una donna che viene definita una peccatrice. Lei viene, unge i piedi di Gesù e mentre lo fa piange sui suoi piedi. E allora queste lacrime che bagnano i piedi, lei poi li asciuga con i suoi capelli. Nel discorso che segue, Gesù dice alla donna: «I tuoi peccati ti sono perdonati». E questa donna anonima viene chiamata la grande peccatrice. Il passo da peccatrice a prostituta è stato breve, perché nel brano successivo del Vangelo di Luca,
Dunque il primo è del capitolo 7. Invece al capitolo 8 Luca ci parla delle donne discepoli al seguito di Gesù. E i sette demoni dalle quali Maria Maddalena viene guarita da parte di Gesù vengono poi identificati con i maligni peccati sessuali. Così la donna guarita diviene la peccatrice sessuale. E questa immagine di Maria Maddalena come prostituta, penitente, è stata tramandata molto ed efficacemente nella storia. Lo dimostrano tutti i grandi pittori che l'hanno immortalata durante i secoli. La discepola che ha per prima avuto un incontro con il risorto e come tale è una persona che per la fede cristiana è fondamentale, non ha mai avuto il riconoscimento, il ruolo che meritava. Abbiamo ancora un'ultima domanda. Ma è vero che esiste anche un Vangelo di Maria Maddalena? Sì, esiste anche il Vangelo di Maria. Ovviamente non fa parte del canone del Nuovo Testamento, è un Vangelo gnostico, scritto in lingua copta, l'antica scrittura egiziana, verso la metà del secondo secolo. E di questo Vangelo ci sono testimonianze dei padri della Chiesa, ma è stato anche ritrovato parte di quei testi al Cairo nel 1896. Allora, in questo papiro ritrovato nel Cairo c'è anche il Vangelo secondo Maria. Sarebbe sicuramente interessante approfondire uno studio anche di questo testo. Nella descrizione del video alcuni testi che approfondiscono le poche indicazioni che vi ho potuto dare oggi troverete. Forse qualcuno è curioso e vuole continuare la lettura. Perché per noi il tempo è terminato. Io vi devo salutare e augurarvi buona serata.